Per RKO dall'altra parte del telefono c'è Matilde Davoli. Come sta, Matilde? Ciao, sto bene, benissimo, lei come va? Bene, bene, io bello riascoltarti, risentirti. Ecco, prima di parlare del disco di Homo, volevo chiederti, ecco, raccontami un po' come sono stati, ecco, gli ultimi tuoi anni, perché insomma è il tuo rientro in Italia. Beh, i miei ultimi anni sono stati molto intensi in realtà, da quando sono tornata a Londra la vita mi ha risucchiato totalmente. E sono successe tante cose, mi sono sposata, abbiamo comprato casa, abbiamo ristrutturato casa. Cosa bella. Sì, cose tutte bellissime, anche con il lavoro, ho cominciato a lavorare tantissimo. Quindi di conseguenza proprio il tempo materiale per dedicarmi alle mie cose era insomma un po' risicato, no? Non riuscivo a trovare quel giusto compromesso tra appunto vivere la vita, fare le cose e riuscire a dedicarmi un attimo a me stessa. Quindi poi alla fine sono passati dall'ultimo disco 6 anni, quindi Sì, non esatto. poca roba. Sì, perché in effetti Calling You From My Dreams è il 2015, giusto? Del 2015, Sì, sì. io poi ascoltando insomma, i pezzi del disco che è uscito insomma, da poco, molto particolare, sì, c'è Dream Pop, ci sono sonorità un po' wave, ho trovato con molti synth, mi è sembrato anche che il suono viaggi molto insieme con la voce, no? Quasi a fondersi insieme. Sì, beh, diciamo l'obiettivo è sempre quello di creare, come dire, una massa sonora unica, dove è difficile poi, come dire, scindere, no, tra musica e voce, no? Sono due cose che si completano insieme e viaggiano insieme, molto coese, quindi mi fa piacere che lo dici perché, insomma, era anche uno degli obiettivi sonori del disco questo. Ecco, disco molto bello, ovviamente dal respiro internazionale, che però è caratterizzato da questo singolo finalmente cantato in italiano, no? Perché ti sei decisa adesso? Ma in realtà non mi sono decisa, è stata una cosa non programmata, del tutto spontanea, è una cosa a cui io non avevo mai pensato in generale, infatti non ho mai scritto un Infatti. pezzo in italiano di mio pugno, né tantomeno ho mai cantato. C'è una piccola cover risalente agli Studio Davoli di una canzone di Gino Paoli, Senza fine, ma appunto è una cover e quindi non c'è niente di personale, no? Non rispecchia nulla di me stessa. E niente, quindi in realtà questo pezzo è nato davvero all'improvviso con il contributo di un amico, Gigi Cord, che è anche il mio tastierista durante i live. Lui aveva questo loop musicale che non riusciva, diciamo, a sviluppare, e quindi mi ha detto: "Senti, Matte, te lo faccio sentire, magari se ti piace. Ci lavori tu un po' sopra, se ci vuoi cantare qualcosa, se ti viene in mente qualcosa." E quando l'ho messo in play per la prima volta, è stato incredibile perché la prima cosa a cui ho pensato è stato di cantare in italiano. Bellissimo. E quindi poi è stato così, fondamentalmente, quindi niente di premeditato, ecco. Sì, tra l'altro poi, ecco, insomma, noi che ci conosciamo veramente da tantissimi anni, Sì. sia i tuoi ascolti, sia le tue produzioni, no? In tutti questi anni sono sempre state, hanno sempre avuto uno sguardo, internazionale, hanno sempre guardato Beh, oltre i sì. confini, non, insomma, l'italiano non ti appartiene sicuramente, però devo ammettere che è molto bello anche questo singolo, il coraggio di provare che, Grazie. ripeto, non, ecco, la differenza, non si nota, non so come spiegartelo. E poi credo che sia arrivato anche il momento, bellissimo. di portare fuori le nostre produzioni, perché, ripeto, ormai credo che si stiano sdoganando un po' certi cliché, quindi ben venga questa canzone in italiano. E tra l'altro il video è molto bello anche quello, nel senso che è Sì. ipnotico. Me lo racconti un Sì, attimo? il video è molto intenso, no? È molto commovente anche perché è la storia di questa vecchietta, no? Che fa praticamente un viaggio nel passato, nella sua vita passata. E il regista Niccolò Natali, che insomma, ha fatto tutto lui praticamente, io l'ho contattato e gli ho detto: "Senti, Nico, io vorrei fare un disco per questo pezzo." Quindi abbiamo parlato un po', c'è stato uno scambio di diverse telefonate su, sai, cosa hai provato scrivendo questa canzone, cosa ho provato io regista ascoltando questa canzone, eccetera. Ci siamo dati un po' di feedback e
E poi dopo un po' mi ha chiamato e sono uscito fuori con questa storia bellissima, raccontandomela già nei minimi dettagli. Cioè, in realtà lui al telefono mi raccontava tutte le immagini che ci sono nel video, quindi l'aveva già totalmente, come dire, scritto, scena dopo scena. E quindi poi quando me l'ha mostrato, quando me l'ha fatto vedere finito, è stato davvero emozionante, secondo me. Sono delle immagini che accompagnano molto bene la canzone e anche un significato alternativo. È un testo molto ermetico in generale, no? Quello di questo pezzo. Volutamente ermetico perché il desiderio, ecco, era quello che comunque l'ascoltatore potesse immedesimarsi in queste parole. In base al proprio vissuto, alle proprie esperienze, alle proprie emozioni, senza raccontare nulla di specifico, no? Infatti con il video è successa questo feeling, quindi c'è questa storia raccontata anche tramite queste parole della canzone, che però possono raccontare anche tante altre storie, volendo, quindi insomma, molto bello. Ecco, il disco è uscito da un mesetto circa e porterai dal vivo le canzoni nuove? Sì, assolutamente. Noi stiamo finendo in questi giorni di preparare il live. Ovviamente dita incrociate, perché ovviamente non sappiamo che cosa succederà nei prossimi mesi. Noi diciamo che dopo le vacanze di Natale siamo super operativi, quindi la speranza è che con l'anno nuovo nulla cambi perlomeno dalla situazione attuale, ecco. Speriamo, infatti. Poi se si va a migliorare, tanto meglio, però insomma, finger crossed. Infatti, io anticipo agli ascoltatori, insomma, che tra breve, a giorni, faremo anche un'intervista video. Ma a questo punto, Matilde, ti ringrazio. Ci ascoltiamo i singoli Ma grazie a voi. di questo disco, che si chiama Home, lo ricordiamo. E alla prossima, grazie. Grazie mille, un bacione.